Una vita straordinaria per l'angelo del violino, Carlotta Nobile, giovanissima e violinista di fama nazionale, avviata verso una carriera di successo. A 22 anni le viene diagnosticato un melanoma. Siamo nell'ottobre del 2011, quando inizia il suo calvario. Ma Carlotta non si arrende, inizia a scrivere anonimamente in rete, confortando chi vive il suo stesso dramma. Il 4 marzo del 2013, al risveglio da una crisi che la vede ricoverata a Milano per qualche giorno, l'illuminazione, la fede che pervade il suo essere. E lei proprio nel momento più brutto della sua vita ha avuto l'incontro meraviglioso con Dio, per cui questo ci dice che c'è sempre la speranza di poter dare un senso ad una vita anche quando pare che tutto sia perso, sia perduto. Noi abbiamo avuto questo grandissimo dono di vivere 2 anni orrendi, perché gli anni della malattia sono stati terribili, però di viverli con la presenza costante di un aiuto, cioè probabilmente il tramite era Carlotta, noi siamo venuti dietro di lei e abbiamo avuto questa presenza costante di Dio che ci ha sempre sostenuto in qualunque momento, non ci siamo mai sentiti soli, ecco, quindi questa è la possibilità. Carlotta lascia questa vita terrena la notte fra il 14 e 15 luglio. Papà Vittorio dormiva ai piedi del suo letto quando la sente sussurrare con lo sguardo rivolto al soffitto: Signore, ti ringrazio. È lei che ci guida e ci conduce, e poi è lei che ce l'ha anche detto, proprio che bisogna testimoniarla la fede, non si può tenerla solo dentro di sé. Per se stessi, bisogna comunicarla e testimoniarla, usava proprio questa parola, la fede. Ce l'ha detto lei e quindi noi non possiamo sottrarci. Il ricordo più bello che vi accompagna di Carlotta? Tutta la sua vita è stata una gioia infinita, ma la cosa bella è che è stata una gioia infinita nel momento in cui la vivevamo. Io personalmente sapevo che era una cosa straordinaria, sentivo di vivere un qualcosa di straordinario, perché lei portava gioia ovunque, il suo sorriso era magnetico, al di là dei suoi tormenti interiori, era lei portatrice di armonia, di gioia, di felicità, quindi tutta la sua vita è stato un grande dono. Ad organizzare l'evento all'Istituto Alfano I di Salerno, il movimento Pro Santitate, che ha portato diverse testimonianze di testimoni di santità. Un messaggio particolarmente sentito dai ragazzi dell'Alfano I che hanno subito due lutti di giovani compagni di studio, Antonio e Raffaella. Qui arriva con Carlotta, credo, una risposta, forse l'unica possibile, a qualcosa che è irrazionale, non può essere spiegato. Allora, noi facciamo memoria dei ragazzi che non ci sono più, che stamattina con Carlotta facciamo un'ulteriore esperienza, che è quella della testimonianza dei suoi genitori che hanno vissuto questa perdita non chiudendosi su se stessi, ma facendone occasione per costruire ancora il bene, la bellezza che Carlotta stava costruendo. E potrei dire che anche la mamma di Antonio sta facendo la stessa cosa. Allora, noi vogliamo offrire ai nostri studenti l'opportunità di confrontarsi con testimonianze forti che ci dicono che la vita non si ferma, non si spegne, finché ci sono persone che raccolgono quell'esperienza, la rilanciano e la ripropongono. Quando non c'è più spazio per la ragione, per le lacrime, quando tutto sembra mancare, arriva il miracolo della fede. La storia di Carlotta ci insegna innanzitutto che non bisogna mai cercare, dopo lo dirò, semplicemente un motivo per cui morire. Tanti pensano che questo sia dia senso alla vita, ma Carlotta ha trovato sempre un motivo per cui valesse la pena vivere. E alla fine, quando è arrivata la morte, le ha potuto strappare solo quell'ultima fase, che era quella del dolore, la sofferenza legata alla malattia. Ma la sua vita era stata vissuta in pienezza e in totalità. Penso che questa sia una scia grande che resta nei confronti di chi ascolta la sua testimonianza, il piacere e l'onore di incontrare i suoi genitori. La vita ha senso nella misura in cui troviamo un motivo per cui valga la pena viverla. Questa passione che la agitava dentro, che la muoveva,
ha cambiato la sua storia e ha dato un senso alla sua vita. Quindi spero che i ragazzi che ascolteranno la sua storia possano essere agitati anch'essi da questa passione che poi nella vita fa una profondissima differenza. Si sveglia dopo un coma e dice ricomincio a vivere in quell'istante perché incontro la fede, incontro Dio. Il risveglio è stato anche quasi come oserei dire come un secondo tempo, diciamo, in cui ha apprezzato, ha assaporato, ha dato senso, ha dato vita ancora di più, in modo più pieno a quella che era la sua esistenza terrena. La cosa che mi interessa tanto nella storia di Carlotto, oltre alla sua testimonianza bellissima, sono tutte le persone che le sono girate intorno e che hanno avuto l'onore e il piacere di essere accarezzate dai suoi sorrisi e coccolate anche dai suoi silenzi. Ma anche la testimonianza seria, spartana, diretta di questa sofferenza così profonda che l'ha abitata, ha saputo poi dopo segnare le loro vite. Mi auguro che nella nostra esistenza non ci siano eventi traumatici per poter comprendere un secondo tempo. Mi auguro che la testimonianza di Carlotta sia per noi la possibilità di capire e credere che possiamo e dobbiamo vivere in un modo diverso.